Ci troviamo in Valle Seriana, uno dei territori più colpiti al mondo dall'emergenza sanitaria del coronavirus. La nostra realtà si occupa appunto di sostenere questo territorio attraverso diverse misure. Ci stiamo fortemente impegnando davvero in questi momenti di difficoltà dove sicuramente il coronavirus ha non facilitato certo le cose per il mondo rurale al quale noi come gruppo di azione locale facciamo un grande riferimento. Con l'emergenza è stata un po', diciamo, dura, perché quando ci hanno bloccato i mercati non sapevamo più dove mettere la roba. Abbiamo cominciato le prime settimane a fare formaggi di montagna a lunga stagionatura e poi così per scherzo, non so neanche io come dire, abbiamo cominciato a pubblicare un po' di locandine su Facebook, e così che facevamo le consegne a domicilio. Ci è toccato riorganizzare tutto il lavoro e tutte le cose, però è andata abbastanza bene. Sulla fronte del latte, siccome che non riusciamo a lavorare tutto il latte, metà lo vendiamo anche, è stata non troppo semplice. L'ultimo investimento è proprio questo robot di mungitura, acquistato grazie ai fondi del GAL, del Piano di Sviluppo Rurale. Robot di mungitura che ci permette di gestire la mandria senza dover mungere periodicamente, quindi mattina e sera, tutti gli animali. La nostra vita migliora e migliora anche la vita degli animali. C'è stato proprio il passaggio dalla sala di mungitura al robot in questo periodo. Non si può mandare una mandria in quarantena, quindi anche chi accudisce la mandria ha dovuto venire a lavorare. Prima del coronavirus c'era anche qualche cliente che veniva da Milano, qualche turista, qualche possessore di seconda casa. Adesso stiamo aspettando che quelli ritornino. È chiaro che la voglia di rientrare al proprio paese per abbracciare le persone, per guardarle, queste persone che hanno sofferto e anche hanno avuto paura, tanta paura, c'è per tutti. Sicuramente dipenderà dallo svolgimento dell'epidemia. In questo momento a Bergamo i contagi sono molto ridotti e se dovessimo andare avanti così, io penso che in agosto ci sarà una prima ripresa, soprattutto di queste persone che abitualmente rientravano. Questa esperienza che abbiamo avuto in questo periodo, tante persone riscopriranno ancora quelli che sono i nostri sentieri, le nostre malghe, i nostri rifugi, le nostre montagne, e per cui noi dobbiamo essere pronti per dare loro delle strutture che possono essere utilizzate, mi riferisco a delle strade di montagna che siano di agevole percorrenza un po' per tutte le persone. Attraverso questo finanziamento sarà possibile attrezzare due percorsi, uno naturalistico del Monte Cala e l'altro storico, paesaggistico e religioso. La situazione contingente permetterà di avere nei prossimi mesi un turismo più di vicinato e quindi pensiamo che ci saranno molti più cittadini italiani che vorranno gustare le bellezze del territorio, magari vicini a casa, senza affrontare viaggi lunghi.